125 No Limits. Da giovedì 18 giugno solo su Jab TV. Nessuno acquista più DVD, i Blu-ray si sono rivelati un mezzo flop, mentre cresce il mercato dello streaming legale e anche illegale. Ma in tutto ciò, quale ruolo hanno ancora le sale cinematografiche? Ma diciamo che sì, vado ogni tanto, però obiettivamente anche a causa dei prezzi la frequentazione non è molto, diciamo, elevata. Anche io faccio largo uso dello streaming perché comunque mai ci sono siti che offrono qualità elevata a prezzo nullo. Non pensi che il coinvolgimento che ti può dare un film in streaming sia inferiore rispetto a quello che ti può dare la sala cinematografica? Questo sicuramente sì, perché comunque la qualità che hai andando al cinema non la trovi in un computer. Però allo stesso tempo penso che i prezzi ormai siano talmente elevati che sia una naturale conseguenza quella di ricorrere allo streaming. Quindi è il fattore prezzi? Fondamentalmente sì. Ormai il cinema è legato ai grandi film che uno non rinuncia ad andare. Però. Quindi c'è qualcosa che comunque vedere al cinema, quando c'è quel film che proprio ti interessa tantissimo e che ci tieni a vederlo nella sala cinematografica ci vai? Quello sì, però se no lo streaming è la via migliore, ecco. No, ci vado al cinema. Lo preferisci rispetto allo streaming? Sì, lo preferisco, perché al cinema comunque stai a contatto anche con altre gente, ci vai in compagnia e a volte non è sempre possibile avere lo streaming a casa. Quindi c'è ancora qualcuno che fa serata al cinema? Sì. Quante volte ti capita di andare al cinema? Non ci vado molto spesso, ma quando c'è un film che mi coinvolge, vedendolo magari il trailer in TV, e quindi decido di andarci, mi organizzo con le mie amiche, si fa una serata. E basta. Diciamo che io preferisco di più lo streaming. Ok, come mai? Per comunità alle fine economiche. Quando decidi di andare al cinema, quelle poche volte che ci vai, è perché c'è un film che ti piace o per altri motivi? No, è per i film che mi piacciono. Il fatto di vedere i film in streaming non ti fa sentire meno coinvolto dalla pellicola rispetto a quello che è il coinvolgimento di una sala cinematografica? No, assolutamente, piuttosto stando a casa nel mio ambiente privato, vedo il film e mi sento più a mio agio. Quindi ti senti addirittura più a tuo agio, questo non ce l'aveva detto nessuno, invece è interessante. Sono io, quindi